nel pre-ring. Noi intanto, anche urgentemente. Eh certo, perché noi qua siamo quasi pronte. Ragazzi, intanto questa volta io e Giulia sappiamo già dove andiamo a parare, perché abbiamo sbirciato prima e quindi abbiamo visto le classifiche dei voti da casa. Eh sì, noi lo sappiamo già, però voi sarete molto curiosi e poi volete vedere anche chi vince da casa. E vediamo se si ribalta un po' quello che è successo prima. Non posso dirlo, perché se lo dico loro scoprono. Quindi, chi lo sa, adesso, io vi lascio la sorpresa. Appena ci danno la classifica la leggiamo insieme, ok? Allora, vedremo a breve sull'Edwall trofeo Breeder Group Monge. All'ottavo posto allevamento a Maribel, che erano i Beagle. Esatto, i Beagle di Mirabel arrivano all'ottavo posto. Vediamo come si va avanti. Al settimo posto l'allevamento Lupercali, pastore bergamasco. Al sesto posto allevamento Armakis, Rhodesia and Ridgeback. In realtà è Armakis Wisdom, se ne sono dimenticati un pezzo. Non okay. Sono l'unica a storpiare i nomi, dimenticare le cose, vedi? Vabbè. Al quinto posto l'allevamento del Biagio, Alaskan Malamute. Adesso saliamo su un gradino un po' più alto, il quarto posto. Allevamento Samarcanda, Barbone. Quindi abbiamo qua già praticamente un podio, anche se abbiamo la coccarda per il primo posto, abbiamo allevamento Lysander, terrier nero russo. E al secondo posto allevamento Moon and Stars, pastore australiano. Quindi dobbiamo invitare il manager della Monge, che sponsorizza questo trofeo del 2024, Rudy Baldi, che premierà chi è stato votato da casa. Però non è valida questa cosa, avendo letto gli altri sette ormai tutti sanno chi ha vinto. Vabbè, ma lasciamo lo stesso la sorpresa, vediamo un po'. Ah, ma la sorpresa. Ecco Rudy, eccolo il nostro ecco uomo. Qui Rudy Baldi. Un applauso a Rudy, che senza di lui non avremmo mai potuto fare questo bel gioco tutti insieme. Rudy, ci vuoi dire due parole? Non saprei che dire, sinceramente. Dici che fesserie ne diciamo. Ti sei divertito a vederci tutti vestiti da cowboy e tutto quanto? Tutto molto bello, dai. Grazie. Però non l'hai messo tu il cappello. Niente cappello. Chi vince? Prossimo. Chi vince? Sono già là pronti dalla porta del saluto. Insieme allevamento grande Maro Schnauzer Nero. Un applauso. Ecco l'allevamento del grande Moro che fa un giro, che vince il voto da casa del trofeo Monge 2024. Forza sul podio, ragazzi. Rudy è già pronto per la premiazione. In mezzo la linea. In mezzo la linea, più piccola, se no non... Adesso lasciamo la parola a Katia. Le cowgirl se ne vanno. Giallo. Oh, e io rimango col blu. A questo punto io rimango col mio microfono.